Ciao amici di Addicted to Games e bentornati in questo nuovo video. Io sono Michele e oggi giocherò per voi un titolo Space Simulator molto arcade appena rilasciato su Steam a 20€, ovvero Rebel Galaxy. Possiamo definirlo come una sorta di Elite Dangerous molto molto più semplificato, più semplice, più leggero. Quindi ragazzi, direi di provarlo subito con una nuova partita. Allora, questo titolo è solamente single player, quindi nessuna modalità multiplayer. Questa è l'intro, come al solito devo skipparla per motivi di copyright. E iniziamo subito, questa è la nostra navicella, come vedete. C'è solo la terza persona. I tasti sono molto semplici, abbiamo solo quest'asse su cui ruotare. Non possiamo andare né in alto né in basso. C'è quella luna che sembra un po' una morte nera. Oh mio Dio, ecco la prima trasmissione. Il gioco, come vedete, è totalmente in inglese. Bene, chi sei tu? Allora, ci sta aspettando. Questo è il tutorial, ci sta aspettando lì, nella base. Premendo il tasti Q ed E possiamo accelerare. In alto a destra vedete la nostra velocità. Poi premendo W usiamo il boost. In basso a sinistra c'è la nostra vita e la mappa generale. Diminuiamo di velocità. Allora, le armi. Possiamo sparare sia dai ponti, come vedete. Possiamo anche mirare in modo più accurato per fare anche più danno. Ovviamente potremo comprare nuove navi, nuove armi. Abbiamo anche la torretta che spara in automatico permettendoci di usare le armi laterali. Comunque possiamo anche utilizzarla manualmente. Allora, andiamo subito alla stazione. Andiamo a parlare con il tipo di prima. Dimenticavo, questa è la mappa di gioco, come vedete. Questo è il nostro sistema solare. Entriamo qua dentro. Allora, visitiamo il bar. Parliamo con Orzu. Vediamo cosa ci dà, magari una missione. Potremmo fare quello che vorremmo in questo gioco. Potremmo diventare dei pirati, dei soldati, oppure craftare delle armi, degli equipaggiamenti, oppure andare per esempio alla ricerca di minerali. Va bene, andiamo via dal bar. Ah, un'altra cosa che possiamo fare, dimenticavo, è assoldare per esempio un altro mercenario che combatterà al nostro fianco. Però ora non è una feature che ci interessa. Qui abbiamo i vari equipaggiamenti con le varie armi equipaggiabili. Costano crediti, come vedete. Io ne ho 1500, quindi posso fare veramente poco. Proviamo a comprarne un'altra. No, beh, non mi serve a niente. Queste sono le varie posizioni dove possiamo installare le armi, come vedete, torretta, arma secondaria, d'ordinanza. Vediamo qui, mettiamo questa torretta. Poi abbiamo anche componenti di difesa, che comprendono lo scafo, lo scudo, deflettori, vari componenti come il booster oppure il warp drive. Abbiamo anche la possibilità di comprare delle navi di dimensioni sempre maggiori. Guardate questa, che figa. Poi che altro abbiamo? Il negozio, dove possiamo anche vendere gli oggetti che troviamo. La mission board, dove possiamo accettare delle quest. E poco altro. Direi di uscire dalla stazione e avventurarci nella nostra prima missione. Andiamo, vediamo. Ma ho equipaggiato la torretta, dovrebbe essere quella là in basso, credo. Vediamo un po' se la posso usare. No. Va bene, dai. Andiamo. Quello è il waypoint. Andiamo. È abbastanza lontano. Entriamo in warp mode. Ok, graficamente è carino,
non è a livello di Elite Dangerous o Star Citizen, però è molto molto leggero. Potete giocarlo tranquillamente con PC di fascia medio-bassa. Sì, vabbè, sono uscito un po' troppo lontano. Questo è il tutorial. Vediamo se c'è qualcosa nei dintorni. Sì. Andiamo da Branson Cole. Parliamogli. Allora, pagaci 500 crediti. Fantastico. Abbiamo già completato la missione e ora possiamo tornare indietro. Se non urtiamo contro sto tipo. Bene. E andiamo. Voglio farvi vedere magari un combattimento se ci riesco. È uno Space Simulator, se così possiamo chiamarlo, molto semplice. Già per il fatto che comunque non è possibile muoversi in alto o in basso. Dai, oh mio Dio. Eccoci qua. Faccio vedere magari la mappa generale. Questa è la mappa dell'intero settore, come vedete. Non è enorme come quella di Elite Dangerous, o meglio, immensa, però ci si può divertire. Vediamo se possiamo assoldare il mercenario. Perfetto. Andiamocene. Spero di riuscire a farvi vedere magari un combattimento. Eccoci qui. Quello è il nostro mercenario che ci segue con la sua nave. E andiamo. Vediamo di entrare in warp. Ci segue il tipo? Ok, fantastico. Peccato che non è giocabile in multiplayer. Una cooperativa sarebbe stata abbastanza carina a mio parere. Specialmente perché i combattimenti sono molto frenetici, molto dinamici. Pronti a uscire dall'iperspazio. Manca poco, via. Vediamo qui cosa dobbiamo fare. Oh mio Dio. Dobbiamo distruggere quei container. Non sembra niente di molto difficile. Uno è andato. Dov'è l'altro container? È lì. Dai, distruggiamolo. Distruggiamo anche quello. Andati. Arriva qualche nemico finalmente. Dai. Andiamo alle torrette. Bersagliamoli. Andiamo sulle torrette laterali come fossimo dei pirati. Molto belle le musiche d'accompagnamento. Distruggiamolo, dai. Acceleriamo un po'. Musica molto tamarre. Andiamogli addosso. Dai. Vai giù. Ha perso lo scudo. Anche io quasi, cavolo. Devo stare attento. Ottimo. C'è ancora un nemico. Facciamolo fuori. È un piccolo caccia. Andato. Perfetto, e possiamo tornare alla nostra base. Abbiamo ottenuto un po' di crediti. Bene ragazzi, questo era un primo sguardo a Rebel Galaxy, un gioco molto carino, uno Space Simulator molto veloce che vi consiglio se vi piace il genere ma non avete tempo per giocare magari un Elite Dangerous. Bene ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate di questo gioco nei commenti, lasciate un bel like, un bel commento e condividete il video ai vostri amici. E non dimenticatevi di iscrivervi anche sul nostro nuovo sito ufficiale www.addicted2games.it. Bene, questo è tutto, noi ci vediamo al prossimo video, ovviamente sempre su Addicted to Games. Ciao ragazzi!